Sapete qual è il nemico numero uno delle gambe gonfie e pesanti? È il caldo estivo. Cattivone! Sì, è una brutta notizia, ma poi ne ho anche una buona. Il caldo dilata i capillari e le pareti delle vene, che perdono elasticità e non pompano più bene il sangue. Si creano ristagni che rallentano la circolazione e le gambe non diventano solo gonfie, ma anche intorpidite e doloranti. La buona notizia è che con il caldo finalmente possiamo liberarci di calze, scarpe e indumenti stretti. Sì, ma non basta! Dici cosa fare! Ecco altre 5 buone notizie, 5 strategie infallibili. Cibo: deve essere ipossodico, con poco sale, contro la ritenzione idrica. Per favorire l'elasticità delle vene, la circolazione deve essere ricco di cereali integrali con vitamina B, verdura verde con clorofilla e frutta con vitamina C e bioflavonoidi come fragole, melone e ananas. 2. Acqua. Bere acqua naturale a temperatura ambiente. Se vogliamo potenziarla, beviamo acque detox o tisane leggermente drenanti di betulla o depurative di ortica. 3. Esercizio. Camminare, ma almeno 30 minuti al giorno. I muscoli che si contraggono durante il movimento pompano il sangue verso l'alto. 4. Doccetta fredda. A fine doccia un bel getto freddo sulle gambe per almeno 5 minuti. Tonifica i vasi, stimola la circolazione e drena i liquidi in eccesso. 5. Postura nel sonno. Quando si dorme, tenere le gambe un po' più sollevate rispetto alla testa. Basta mettere un cuscino sotto le caviglie. Questo facilita il ritorno venoso dalle estremità verso il cuore. Piccole strategie naturali seguite ogni giorno fanno una grande differenza. Se anche tu ami la salute naturale, metti un bel mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! Cosa farò? Quindi, che numero è? Che roba?